alla mia moto, scassatissima, poi ve la farò vedere, e volevo darvi una panoramica delle strade del Borneo. In questo momento mi trovo nella periferia di Kuching, il posto è bellissimo, ecco, voi ve lo presento come sono le strade. Sono, sinceramente, sono trafficate perché qua siamo ancora comunque in città. Come potete vedere c'è tanto verde, il posto è bellissimo. Questa è una rotonda immensa, in mezzo all'interno c'è una raffigurazione simbolica, una statua tribale che rappresenta i colori del Borneo. Adesso prendiamo questa deviazione, giriamo dentro di qua, lì abbiamo un laghetto. Ecco, questo posto non so esattamente cosa sia, guardate, tutto qui c'è un edificio con la bandiera dello Stato in alto, evidentemente credo sia un ufficio governativo. Qui abbiamo un'area di parcheggio, qui un edificio dalle fattezze tipiche della zona, e lì abbiamo un padiglione con la cupola dorata, in lontananza si intravede, andremo fino lì. Quel padiglione lì sovrasta tutta la città, si vede da qualsiasi lato. Andiamo a vedere cosa c'è, a scoprire assieme cosa cela quel posto bellissimo. Ecco qua. Stiamo viaggiando, viaggiamo. Andiamo piano piano. Ecco, siamo giunti in un posto con molto verde. Le piante smorzano la calura. Qui seguiamo rigorosamente la segnaletica a terra, ecco. Facciamo qui un giro così e seguiamo, andiamo sulla collina, andiamo a vedere. Guardate, il posto è incantevole, meraviglioso. Ecco, non so se sia giusto proseguire di qua, la strada, come potete vedere, qua è finita, siamo sullo sterrato. Ecco, qui abbiamo un cartello minaccioso che ci avvisa che non si può passare, ci fermiamo qua. Eccoci qua, abbiamo raggiunto questo posto, il nostro scopo era questo. Vi farò vedere anche la mia moto scassata, che vi ho già parlato, che è la moto tipica di questi posti. Eccola qua. Come potete vedere,
È una moto, credo che sia un 150, un 150 di cilindrata. Essenzialmente tutta l'isola è tempestata di queste moto qui, sono la caratteristica locale. Sono delle moto a marce, a 5 marce qua a pedale, e è molto strana perché è una moto a marce però non ha la frizione automatica, va tipo lo scooter, metti la marcia, quando la tieni al minimo entra da sola la frizione, va un po' come lo scooter. Si può tenere tranquillamente con la marcia più lunga anche per partire, va benissimo. Anzi, se la tieni con le marce troppo basse, va a struzzo, quando gli dai il gas va un po' a struzzo, va, si ferma, è troppo sensibile. Eccoci qua, questo è questo bellissimo padiglione. Chiaramente io, in qualità di persona che va a frugare, va a mettere le mani in pasta, andrò dentro, adesso cercherò da dove si entra, andrò dentro a dare un'occhiata e ritorniamo alla moto scassata, anzi torniamo a me, metto qua la mia macchina sulla moto, vibra, sulla moto scassata vibra troppo, la mettiamo, appoggiamo qui in alto, se riuscite a vedermi. Ok ragazzi, ciao a tutti, continuate a seguire le mie puntate, ve la do io alla Malesia, vi farò vedere dei posti interessanti, vi porterò in alcuni itinerari che mi invento da me guardando sulle mappe, cercando i posti di maggiore interesse, sto al di fuori dei circuiti turistici perché non è mia intenzione entrare nei posti, nei percorsi guidati dove vi fanno vedere dei cartelloni, degli scenari preparati per dare un passo ai turisti. Andrò a vedere le cose reali, andrò dentro una foresta, andrò a vedere gli animali, la natura, a parlare con le persone, con la gente come mi solito fare. Continuate a seguirmi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao a tutti quelli che mi conoscono, alla prossima, ciao!